Buongiorno a tutti, sono Luigi Onarapse Preferite, bentornati finalmente al nuovo episodio riguardante il competitivo di Pokémon. Ci abbiamo messo tanto a tornare qua perché dell'anniversario è tutto. Il coniglio ha una faccia. Ti sei persa la faccia migliore che mi faceva che ha mai fatto quando era successo il coniglio, ma vabbè. Allora, di cosa parleremo oggi? Oggi inizieremo a entrare all'interno dei vari ruoli. Cosa sono i ruoli? Ovvero, quali posizioni un Pokémon prende nel team. I ruoli sono tanti, ce ne sono almeno 10 di ruoli diversi, se non addirittura di più. In questo momento, pensando senza aver nulla davanti, mi sembra di ricordare ci siano una decina di ruoli diversi. Poi, naturalmente, questi video potranno prendere anche più ruoli. Questi ruoli sono quelli attualmente esistenti fino a Horas. Non si sa se con l'arrivo di Sole e Luna verranno anche aggiunti nuovi ruoli con dei Pokémon, però intanto abbiamo questi. Vi ricordo che questo, dato che non esiste ancora Sole e Luna, parleremo in ambito competitivo Horas. Quali sono questi ruoli con qualcuno dei Pokémon che li ricoprono. Andiamo a vedere quindi qual è il ruolo che metteremo oggi, ovvero gli sweeper. Cosa sono gli sweeper? Gli sweeper sono quei Pokémon addetti all'attacco. Uno sweeper è un Pokémon che deve riuscire nel minor tempo possibile a eliminare i Pokémon nemici. È quello che voi dovete utilizzare come principale fonte offensiva del gioco. Di solito non hanno solamente mosse d'attacco, hanno anche mosse di boost. E sono il perno portante della maggior parte dei team. Ci sono poi team che si basano su altre strategie, ma la maggior parte hanno 1/2 sweeper. Allora, gli sweeper si dividono in tre grandi categorie. Abbiamo gli sweeper fisici, quindi uno sweeper che si concentra sull'attacco fisico, attacchi rapidi. Attacchi non speciali, per farvi un esempio di un buon sweeper fisico, sempre parlando di Horas, di sicuro Mega Scizor, Megalopanni, Talonflame, Terrakion, Mega Charizard X, quello nero. Quindi tutti quei Pokémon che hanno un alto valore d'attacco fisico, quindi d'attacco, e che mirano a fare attacchi rapidi, veloci. È in grado di eliminare facilmente gli avversari che non sono fatti apposta per resistere, come vedremo nei prossimi video. Ci sono proprio dei Pokémon che sono fatti apposta per andare contro gli sweeper fisici. Una cosa importante di questi sweeper è che utilizzano mosse quali Dragodanza o Danza Spada, ovvero mosse tramite le quali aumentano il loro attacco e anche la loro velocità molto spesso. Una delle tecniche più utilizzate dagli sweeper fisici, in base al tipo, può essere terremoto in quanto permette una pulizia dei tipo acciaio e roccia, che spesso possono dar problemi a questi sweeper, ma come ben sapete in realtà dipende molto da quali sweeper state vedendo. Per farvi un esempio di quelli che ho citato prima. Di quelle che ho citato prima, Mega Scizor non avrà naturalmente terremoto, avrà invece attacchi come Bullet Punch, avrà Super Power con cui andare contro gli eventuali roccia e anche contro gli eventuali acciaio. Potrà avere come mossa potenziante, avrà praticamente sempre Danza Spada ed è uno dei sweeper fisici penso più usati in Horas. Mentre se andiamo a vedere Talonflame, avrà Brave Bird, Flare Blitz e sempre Danza Spada, ma in questo caso non sarà molto utilizzato per eliminare un eventuale Pokémon roccia. Un acciaio lo riduce a un liquame di mercurio, che in realtà non c'entra nulla con l'acciaio, però suonava bene. Mentre eventualmente un Terrakion è il Pokémon adatto per andare contro questi Pokémon roccia e acciaio che hanno un'alta difesa fisica in quanto è una roccia, ha sia mosse forti roccia sia mosse forti lotta e come sapete in lotta fa male sia a
all'acciaio che a roccia. Allora, andando avanti, abbiamo visto i sweeper fisici, naturalmente c'è anche la loro controparte speciale, ovvero uno sweeper speciale. Esattamente stesse regole dello sweeper fisico, unicamente che al posto di essere forti in attacco, è forte in attacco speciale, e al posto di utilizzare come boost Drago Danza o Danza Spada, mira più a mosse come congiura e calmamente, soprattutto calmamente, secondo me. È molto utilizzata. All'interno di questa categoria abbiamo vari Pokémon, come può essere Gengar, anche in forma normale, Tandorus, Megalatias, Alakazam, per farvi un altro esempio. Sparami uno Special Sweeper. Alakazam? No. L'ho già detto. Dai. Non lo so. Ok, Mega Sceptile. Questi Pokémon come vengono messi di solito? Naturalmente, come per gli Sweeper, sono messi soprattutto in base alle proprie mosse stab, perché come tutti voi penso sappiate, una mossa stab aumenta del 50% la propria efficacia. Per stab si intende, per esempio, un Pokémon erba che usa una mossa erba. La mossa erba è aumentata del 50% la forza e quindi risulta migliore, però presentano anche attacchi non stab utilizzati per avere una coverage migliore. Per coverage si intende per avere un'ampiezza di nemici da eliminare più alta. Sono allo stesso livello di uno sweeper fisico e di solito si cerca di tenere in un team sia un fisico che uno speciale, in modo che se l'avversario magari butta addosso un tank speciale della Madonna che non potete buttare giù, e voi non avete il modo di eliminarlo facilmente, andate con uno sweeper fisico e lo pulite. Ultimo tipo di sweeper principali è il mixed sweeper. Cos'è un mixed sweeper? Allora, un mixed sweeper è l'unione dei due sweeper precedenti. Sono Pokémon che hanno delle buone statistiche in attacco e in attacco speciale, hanno un buon coverage di mosse, quindi non sono, per dirvene uno, un Conkeldurr, che non potrà mai avere delle mosse speciali decenti, ma sono Pokémon come ad esempio un Salamence o Mega Salamence, che hanno una coverage ottima sia dal piano fisico che dal piano speciale, e possono permettersi in alcune versioni, che possono risultare meno efficaci di un sweeper fisico puro, speciale puro, ma più impreviste, in quanto permettono a magari iniziate a utilizzarlo come uno sweeper fisico, poi l'avversario vi mette contro un tank fisico e lo eliminate tramite sweeper speciale, tramite attacchi da sweeper speciale. Alcuni mixed sweeper che mi vengono in mente possono essere Kingdra, Mega Absol, Mega Salamence, che lo utilizzavo come sweeper speciale. Non era il miglior sweeper speciale del mondo, però era utile. Ed è anche un Mega Latios, può essere benissimo utilizzato come sweeper mix, come mixed sweeper. Tutti questi ruoli da sweeper naturalmente tendono a non mirare unicamente all'attacco e attacco speciale. Gli sweeper puri tendono ad avere un ottimo investimento anche nella velocità, perché nel caso ci fosse uno scontro tra due Pokémon uguali, chi ha più IV in velocità è il primo ad attaccare e può eliminare l'avversario. O anche semplicemente in un momento di revenge kill, di revenge killing, ovvero vi eliminano un Pokémon, voi ne buttate un altro che serve unicamente a vendicare la morte di quel Pokémon, fatto apposta per eliminare il Pokémon che l'ha distrutto. In quel caso o l'avversario cambia, oppure può provare, se pensa di avere il Pokémon più veloce, là ci vuole conoscenza delle varie statistiche del Pokémon e anche un pochino di riuscire a capire che Pokémon vi trovate davanti, perché se il vostro avversario vi lancia all'improvviso un Salamence, rimaniamo con questo qua, dovete cercare di capire in base al team che avete visto che genere di Salamence è, perché magari se è un Mixed potrebbe averlo pompato negli PV più che nella velocità, mentre se è uno sweeper fisico allora vi dovete preparare a un Salamence pompatissimo in velocità che si continuerà a pompare all'infinito tramite le mosse di cui abbiamo parlato prima. Quindi è tutta una battaglia psicologica cercare di anticipare
mosse avversarie Pokémon. Ultima categoria di sweeper che però almeno personalmente non ho mai utilizzato davvero molto sono i Balkis Weeper. E qua mi ritrovo un po' più perché sono la categoria che proprio prima di studiarmi per questo video praticamente non pensavo nemmeno fosse messa proprio come categoria a parte. Un Balky Sweeper è sì uno sweeper, però utilizzato per reggere agli attacchi nemici, in quanto per Balky si intende un Pokémon capace di reggere a un attacco nemico, di resistere a un attacco nemico e poter killare in risposta, o nel caso sia davvero molto resistente, killarlo in due attacchi. È abbastanza complesso, eh? È abbastanza complesso come tipologia di sweeper, almeno secondo me. Nello studio che ho fatto ho trovato che proprio il Salamence che utilizzavo io viene utilizzato a volte come Balky Sweeper. Ho cercato un attimo naturalmente su il maggior forum su queste cose, su Smogon, dato che era una tipologia di sweeper che non conosco bene, come invece conosco abbastanza bene i sweeper fisici, mixed e speciali. Ho controllato ed è uscito che Salamence viene utilizzato secondo alcuni molto bene come sweeper Balky. Altri utilizzati possono essere Zapdos a quanto pare, o addirittura un Infernape. Quindi, riassumiamo tutto quanto. Cosa sono gli sweeper? Quali sono le caratteristiche principali degli sweeper? Uno sweeper è quindi un Pokémon che ha come principale utilizzo quello offensivo, eliminare più Pokémon avversari, non è, salvo nel caso dei Balky, spesso molto resistente. Se si becca contro uno sweeper che ha come stable le sue debolezze, di solito uno sweeper muore. Esempio, Salamence contro un qualsiasi sweeper speciale che lanci geloraggio. Salamence, in quel caso, o lo portate via o crepa in un colpo. Quindi non vanta di difese altissime, ma vanta di ottime statistiche d'attacco. O attacco speciale e attacco speciale nel caso dei Mixed, un'ottima velocità in quanto le battaglie saranno molto spesso su chi è più veloce, chi è capace di fare i danni migliori, e può avere anche un ottimo ammontare di HP nel caso sia un Mixed che comunque volete che regga. Detto questo, spero che il video vi sia servito e ci vediamo settimana prossima, salvo imprevisti, per la prossima puntata di questa rubrica. Alla prossima!